Ciao ragazzi, allora, come vedete siamo tornati dalle vacanze, cioè sono tornato leggermente più abbronzato di prima, ma neanche esageratamente, e in queste vacanze ho avuto l'opportunità di pensare a un po' di video che potrebbero essere interessanti. Per tanti bisognerà andare fuori, fare foto da modella, eccetera, ma li faremo con calma. Oggi vi faccio questo piccolo video in cui vi mostro come usare effettivamente un ombrellino, perché non ci ho mai pensato effettivamente, ma è un video che secondo me sarà utile a molti, dato che quando faccio i workshop, ad esempio, vedo che molto spesso le persone l'ombrellino me lo mettono in maniera sbagliata, oppure non pensano minimamente alla parabola. Quindi oggi vediamo quali sono i due parametri chiave per l'uso di un ombrellino. Allora, in questo caso abbiamo un ombrellino che è di diametro 110 cm, quindi comunque di diametro abbastanza grande. Dietro, come ovviamente sapete, c'è un flash con il suo trigger, che in questo caso è un Canon 580 con il trigger Yongnuo 622, che così posso comandare con questo. E vi faccio vedere per prima cosa il discorso parabola, perché alla fine cosa conta nell'uso dell'ombrellino sono, oltre alla potenza, che vabbè, serve chiaramente per definire quanta luce arriverà al soggetto, ma quello è abbastanza ovvio, bisogna definire anche sempre bene la parabola e la distanza dell'ombrellino dal flash. Allora, cominciamo con la prima, la parabola. In tanti pensano di lasciare il flash con parabola automatica, perché se uso un obiettivo da 70 mm, allora la parabola del flash si mette a 70 mm, e se uso da 100, allora il flash si mette a 100. No, quando state utilizzando un flash con un trigger remoto, e quindi state utilizzando ad esempio un ombrellino, la parabola la dovete scegliere voi perché non ha più alcun collegamento con la focale che state utilizzando. E in particolare, quando usate un ombrellino, bisogna ricordarsi anche di utilizzare la parabola più ampia possibile. Perché? Perché adesso lo vedremo insieme. Tra 24 mm, che è la parabola più ampia, senza scomodare i 14, che sono quelli facendo scendere il pezzettino di plastica davanti, che però perdiamo troppa potenza, tra 24 mm e 105, che è il massimo, la differenza è tanta, perché non andiamo a sfruttare tutto l'ombrellino, ma solo una piccola parte, quindi è inutile prendere una cosa di grandi dimensioni se poi alla fine si utilizza poco, ok? Detto ciò, per farvi vedere come la parabola influisce, fotograferò l'ombrellino con la luce al suo interno. Come vedete, ho preso la 650D perché così ho potuto montare il 10-22 che mi permette di andare estremamente wide. Prima o poi prenderò 16-35 per sistema full frame, però al momento ho solo 10-22 per andare wide, dato che gli spazi non sono enormi qua. Allora, per prendere tutto l'ombrellino, ho deciso di prendere questa. Detto ciò, per far sì che si veda come la luce va a riempire l'ombrellino, ho deciso di mettere dei parametri estremamente sottoesposti. Cosa intendiamo? Intendiamo che, ad esempio, per il flash ho messo che il flash ha potenza 1 ottavo, ok? E all'inizio parabola 24 mm. La macchina fotografica è impostata a ISO 100, 1/160, F10. F10 con questa potenza fa sì che si veda dove la luce del flash va a impegnare l'ombrellino, ok? Mentre invece chiaramente se mettessi un F2.8, una roba, no, con questo obiettivo non posso nemmeno, ma con F4 o roba del genere, vedrai tutto pieno di luce. Però noi vogliamo capire esattamente dove la luce va all'interno dell'ombrellino. Quindi ISO 100, F10, 1/160, potenza del flash 1 ottavo e parabola 24 mm. Proviamo a fare una foto all'ombrellino. Ok, come vedete dalla foto in sovraimpressione, praticamente l'ombrellino è occupato quasi tutto. Perché dico quasi? Perché la parte qua sopra diciamo che è praticamente pienamente illuminata, mentre qua sotto va a degradare, diciamo che si ferma più o meno a questa altezza e sotto non è praticamente più impegnato. Questo perché? Perché purtroppo con gli speed light il fatto che il flash stia
decisamente più in alto dell'asse dell'ombrellino, fa sì che ovviamente la parte più impegnata sia quella in alto che non quella in basso. Quindi quando avete bisogno di più potenza, ricordiamocela sempre questa cosa, quando siamo in campo e diciamo ma io continuo ad aumentare la potenza del flash all'interno dell'ombrellino e non mi arriva tutta sta luce, perché? Perché se il vostro soggetto è in basso rispetto all'ombrellino, ricordiamoci sempre che questa parte non gli arriva tanta luce del flash, perché il flash è più in alto, ok? Mentre invece abbiamo visto dalla foto che la parte in alto è uniformemente illuminata, più o meno, insomma, poi è sempre uno speed light, quindi non aspettiamoci miracoli, mentre invece la parte centrale va così. La soluzione per averlo tutto impegnato sarebbe quella ovviamente di poter mettere il flash in asse all'ombrellino. Ci sono dei sistemi per farlo con delle teste apposite, però diciamo che grossissimo delle volte il flash speed light opera in questa maniera, quindi non mi sembra neanche utile farvi vedere le soluzioni. Esistono degli swivel, delle teste apposite che cercano di mettere un po' più in asse, e se usate i flash da studio, tipicamente hanno il buchino esattamente sotto la testa, quindi quelli occupano molto più la parte centrale rispetto al, cioè il grosso della luce va al centro, mentre invece qua per lo speed light il grosso va nella parte sopra. Detto ciò, passiamo a una parabola di 105 mm, ok? Quindi il flash con la parabola molto più concentrata. Vedremo che a questo punto, mentre prima, ok, qua sotto non impegnavo, l'ultima parte non era tanto illuminata, ma comunque un po' di luce ci arrivava e soprattutto questa parte ci arrivava ancora. Ricordiamo che adesso l'ombrellino è puntato in avanti, ma tipicamente poi quando illuminiamo il soggetto lo puntiamo verso il soggetto, quindi è sempre un po' dall'alto verso il basso. Con 105 mm vediamo invece come cambia la situazione. Allora, in questo caso vediamo che ovviamente, come previsto, la luce occupa la parte più in alto dell'ombrellino. Quindi solo questa parte qua viene occupata, mentre sotto decisamente poco. Oltre a questo fatto, vediamo anche un'altra cosa, ovvero che la potenza sembra anche decisamente aumentata. Perché? Perché ricordiamoci che in base alla variazione della parabola del flash la potenza cambia di conseguenza, quindi a 105 mm avrò più o meno uno stop e mezzo in più di potenza. Quindi ricordiamoci anche questo, che se abbiamo bisogno di più potenza, ok, la parabola a 105, però se la stiamo mettendo in un ombrellino, chiaramente a 105, come vedete dalla foto, mi occuperà solo e unicamente questa parte, quindi nella parte sotto invece non avrò quasi nulla, d'accordo? Quindi la parabola non ha alcun senso metterla in automatico quando operiamo con gli ombrellini. Deve essere assolutamente decisa da noi e, visto che abbiamo gli ombrellini grandi, ma anche solo per un 70, questo io ho preso il 110, il più grosso che ho, però anche solo per un 70-80, ricordiamoci di metterla a 24, almeno lo occupa quasi tutto. Giusto per curiosità, per vedere come funziona, ne facciamo una a 14 mm. Quindi faccio uscire il cosino che davanti al flash mi fa diventare la parabola a 14 mm. Ora a 14 mm però devo aumentare sicuramente la potenza rispetto a prima, mettiamo un quarto perché comunque ne perde decisamente tanta. Proviamo a vedere quanto cambia. Allora, a 14 mm il flash viene praticamente occupato tutto l'ombrellino viene occupato tutto dalla luce, perché 14 mm fa sì che diventi come una specie di bare bulb, cioè quello che sono i flash da studio quando sparano luce ovunque. Non dico che la luce vada a 180 gradi, ma sarà 120-130 gradi, adesso chi sa il valore preciso ben venga. Comunque a noi non importa per questo uso. Quindi col 14 mm è vero, occupiamo tutto l'ombrellino, d'accordo? Non andiamo a prendere solo la parte sopra e leggermente quella sotto. Qual è il problema dei 14 mm? È che perdiamo tanta potenza, perché nel momento in cui tiriamo quell'affare davanti, la potenza in gioco del flash viene nettamente diminuita,
risultato, spesso e volentieri, sì, riempiamo tutto, ma andiamo in deficit di potenza se stiamo chiedendo tanto al flash. Arriviamo a potenza un'unità, oltre quello non ci dà potenza, d'accordo? Quindi 14 mm va bene, anzi va benissimo, perché vi dà la luce più grande possibile, se riusciamo a starci come potenza. Mentre invece in tutte le altre situazioni, quindi soprattutto quando siamo in esterno la potenza non basta mai, 24 mm, d'accordo? Invece in interno magari, quindi se lo stiamo utilizzando in studio per i cavoli nostri, allora dato che lì possiamo anche decidere magari di aumentare leggermente gli ISO o possiamo anche aprire un po' di più il diaframma, a quel punto magari 14 mm ci va bene. Giusto per curiosità, proviamo a fare la stessa foto col 14 mm, quindi col flash a 14 mm, con potenza un ottavo, per vedere che effettivamente la potenza è molto ridotta rispetto a prima. Cioè non riempirà quasi tutto, ma con buona probabilità sarà molto sottoesposta la foto rispetto a prima. Ok, giustamente è tutto coperto, però è molto sottoesposta rispetto a quella che abbiamo appena fatto, che invece è decisamente più, cioè è tutto bianco, mentre invece qua si vedono parecchio tutte le asticelle del coso, d'accordo? Ora vediamo un altro discorso, rimettiamo dentro i 14 mm e poniamo la parabola sul classico 24. Un altro problema grosso che esce tipicamente quando si ha a che fare con gli ombrellini, soprattutto le prime volte, perché uno all'inizio non ci fa caso, è che dato che c'è il buchino nello swivel in cui inserire l'ombrellino, spesso si inserisce, boom, non dico fino in fondo, ma fino a metà corsa. No ragazzi, l'ombrellino deve essere messo praticamente al limite dello swivel, deve essere il più distante possibile dal flash. Perché? Perché la luce deve avere la possibilità di aprirsi e andarlo a riempire. Se noi lo mettiamo molto attaccato al flash, cosa succede? Che la luce si apre e trova subito l'ombrellino, quindi si ha tempo di aprirsi veramente poco e quindi di occupare poca superficie e trova subito l'ombrellino. Mentre invece se lo mettiamo più distante possibile, la luce le diamo il tempo di aprirsi e diventare, quindi andarlo a riempire tutto o quasi. Quindi quando faccio i workshop, una delle prime cose che faccio vedere e a cui tanti poi rimangono così perché non l'avevano mai visto prima, è di provare a mettere l'ombrellino veramente al limite. Mentre invece vi faccio vedere cosa succede quando l'ombrellino non è al limite ma è leggermente più arretrato. Allora, un ottavo 24 mm, sempre ISO 100 f10, un 160esimo, con flash più distante possibile dall'ombrellino, quindi ombrellino con l'asta al limite dove la possiamo piantare nello swivel. E facciamo la nostra foto, vediamo come esce. È uguale a quella di prima, ovviamente, però la rifacciamo. Quindi come prima abbiamo il grosso nella parte sopra e un pochino nella parte sotto. Adesso invece vi faccio vedere se metto l'ombrellino a metà corsa, come vedo spesso fare, cosa otteniamo. Allora, si vede già, nonostante sia solo metà corsa, quindi non sia bello piantato attaccato al flash, si vede già parecchio il confronto, adesso lo vedrete anche nel confronto che vi faccio vedere a video, che andiamo a occupare una parte più alta, molto di meno di quella bassa, e soprattutto comincia a vedersi un po' l'effetto anche delle bande non illuminate nella parte esterna in alto, mentre invece prima quelle erano praticamente completamente illuminate, quindi ovviamente la luce non ha tempo di espandersi, il risultato mi va a occupare questa parte e non ce la fa a coprire questa. Proviamo a metterlo ancora più attaccato, perché tante volte succede. Gli spazi sono quelli che sono qua in casa, ma va bene. Allora, adesso è praticamente attaccato. Ok, mancheranno tra la testa del flash
e la superficie, diciamo, questa parte dell'ombrellino, perché poi l'ombrellino ovviamente ha la forma così, ma per dare un'idea, boh, più o meno saranno 30 centimetri all'incirca, ok? 25-30 centimetri. Allora, vediamo che in questo caso addirittura occupiamo veramente solo la parte qua in alto, dove la luce riesce ad arrivare. La parte in basso, nonostante siamo a 24 mm, non ce la fa a essere coperta dalla luce e ovviamente aumenta molto anche tra l'altro il riflesso sullo sfondo, sul muro, perché la luce arriva lì più concentrata, rimbalza, torna indietro e quindi rimbalza sul muro, ok? Detto ciò, proviamo per curiosità, non l'ho mai provato prima, lo facciamo per la prima volta oggi, con il flash così attaccato, quindi a questa distanza minima, vedere se mettendo la parabola a 14 mm, quindi con il cosino che esce qua fuori, vedere se per caso riesce a coprirlo tutto. Ho i miei dubbi, però in tal caso sarebbe interessante. No, anche a 14 non è troppo attaccato, non ce la fa. Va già meglio di prima, assolutamente, è molto più uniforme. Diciamo che come 14 mm estremamente attaccato, più o meno ricorda il 24 mm completamente distante. Quindi, di nuovo, quando siamo sul campo, ricordiamoci anche tutte queste cose. Sappiamo che questa parte qua, come vi ho detto prima, non viene occupata, però sappiamo che a 14 mm possiamo attaccare praticamente il flash all'ombrellino. E voi mi direte, e che me ne faccio? Ve ne fate che a volte può capitare che non abbiamo tutto questo spazio in cui muoverci, cioè capitano quelle volte in cui bisogna mettere l'ombrellino molto vicino al flash per necessità di spazio, ok? A quel punto, se ci capita una situazione del genere, e può essere ad esempio, non lo so, se stiamo facendo le foto in casa a una sposa, una roba del genere, che non possiamo fare che l'ombrellino vada troppo avanti, occupi troppa parte, o comunque mi rimane in inquadratura, e come faccio? Lo posso attaccare al flash e mettere la parabola a 14 mm. A quel punto, mettendo la parabola a 14, è come se avessi un flash a 24 con il un flash a 24 mm con l'ombrellino completamente distante, ok? Quindi spero vi sia stato utile. Ricordiamo quindi queste ultime cose: per stabilire quanto viene riempito l'ombrellino, contano la parabola e la distanza dell'ombrellino dal flash. Mi raccomando, mettiamole giuste perché è inutile comprare roba gigante se poi dopo non riusciamo nemmeno a riempirla per un nostro errore. Ci vediamo alla prossima. Ciao!